Quante volte vi è capitato di prendere in braccio un cucciolo di cane e pensare «vorrei questo batuffolo non crescesse mai»? Se volete scoprire le 10 razze di cani più piccoli del mondo, iscrivetevi rapidamente al canale e preparatevi a una carrellata di immagini che vi faranno sciogliere davanti allo schermo. Numero 10. Bulldog francese. Nonostante il nome indichi una provenienza diversa, il bulldog francese è originario dell'Inghilterra, dove spesso viene allevato come una sorta di versione in miniatura del bulldog comune. Le merlettaie inglesi di una volta portavano i loro cuccioli con sé in Francia, dove c'era grande ricerca di lacci e pizzi tipici dell'altro capo della manica. Ed è grazie a loro se questi cuccioli oggi portano il nome di una nazionalità sinonimo di classe ed eleganza. I bulldog hanno un cranio piatto e un muso corto che li rendono propensi a sviluppare problemi respiratori, proprio come i carlini. Hanno una corporatura tozza, un sorriso perenne e due occhi grandi e vivaci. Hanno una coda corta che, da lontano, può sembrare mozzata, ma è caratteristica di questa razza minuta e simpatica. Numero 9. Maltese. Il maltese appartiene alla famiglia dei cani Bichon, coi quali condivide il caratteristico pelo bianco e setoso che ricorda una chioma fluente appena liberata da una treccia stretta. Questi cuccioli sono allegri e vivaci, hanno un nasino color liquirizia e grandi occhi rotondi e adoranti. I maltesi sono cani molto intelligenti e vanno addestrati con metodo e severità, altrimenti rischiano di invertire i ruoli e prendere il controllo del loro stesso padrone. La maggior parte dei proprietari preferisce i maltesi a pelo lungo, che va lavato regolarmente, spazzolato ogni giorno e persino acconciato con bigodini in preparazione delle esposizioni canine. Se queste abitudini vi sembrano una tortura, sappiate che i maltesi adorano stare al centro dell'attenzione e farsi coccolare dai loro padroni. Una taglia teacup, ovvero tazza di tè, misura tra i 21 e i 25 cm di altezza, ma esistono maltesi anche più bassi di 20 cm che si adattano perfettamente alle abitazioni più piccole. Numero 8. Pinscher nano. Le dimensioni del pinscher nano sono piuttosto ridotte, ma il suo ego non si lascia facilmente contenere nel suo corpicino minuto. Questi cani amano tenere in moto i loro padroni e ricoprire il ruolo del capo tanto con i loro umani quanto con gli altri animali. Il pinscher nano, col suo pelo corto e liscio, è il fratellino minore del pinscher tedesco. A causa della sua testardaggine e dell'energia sfrenata che emanano, questi cuccioli vengono spesso definiti i re dei cani di piccola taglia. Se Napoleone di Francia si fosse reincarnato in un animale, avrebbe scelto senza dubbio un pinscher nano. Se siete alla ricerca di un cane energico con cui divertirvi, questa è la razza perfetta per voi. È molto sveglio e impara in fretta a evadere da gabbie e recinti. Quindi fate molta attenzione dove lo lasciate. Numero 7. Shih Tzu. Gli Shih Tzu sono i cani da compagnia per eccellenza. Non hanno la struttura fisica né la resistenza per candidarsi come cani guida o da salvataggio, ma possono dimostrarsi più forti del previsto quando si ritrovano a difendere i propri padroni. Misurano tra i 20 e i 28 cm di altezza e sono caratterizzati da un pelo lungo e vellutato che deve essere spazzolato regolarmente per evitare nodi e grovigli. Molte persone sostengono che uno Shih Tzu a passeggio somiglia a un mocio per lavare il pavimento, ma questi cuccioli si contraddistinguono per un orgoglio impavido che registra i complimenti e dimentica le offese. La storia narra che gli Shih Tzu venissero allevati soltanto dai re cinesi delle vecchie dinastie, che li custodivano gelosamente all'interno delle mura del palazzo reale. Numero 6. Barboncino Toy. Rispetto ai barboncini standard e a quelli nani, i barboncini toy sono ancora più piccoli e sembrano dei veri e propri cagnolini in miniatura. Gli esemplari adulti infatti non raggiungono i 25 cm di altezza e si accontentano di poco spazio. La caratteristica principale di un barboncino è senza dubbio il pelo riccioluto, che viene spesso acconciato in pettinature originali e fantasiose. È un cane intelligente e facile da addestrare, che ama esibirsi e monopolizzare l'attenzione degli umani, quindi vi sconsigliamo di lasciarli per troppo tempo soli a casa. Nonostante le dimensioni ridotte, i barboncini hanno bisogno di almeno un'ora di esercizio al giorno e sono degli ottimi compagni per una corsetta all'aria aperta. Le loro peculiarità e il carattere complesso li rendono più simili agli esseri umani che ai cani.
I padroni di Barboncini sostengono che dopo averne avuto uno in casa, tutti gli altri animali passano in secondo piano. Numero 5. Chihuahua. Questa classifica non poteva essere completa senza una menzione ai Chihuahua. Probabilmente sono la prima razza a cui si pensa quando si immagina un cane di piccola taglia, non è così? Gli esemplari adulti, a volte, non raggiungono nemmeno i 15 cm di altezza. Il Chihuahua prende il nome dalla provincia più vasta dello Stato del Messico. Secondo la leggenda, è stata la popolazione nomade dei Toltechi a diffondere questa razza nell'America meridionale. I Chihuahua sono caratterizzati da teste tondeggianti, grossi occhi espressivi e una personalità piccante che li rende famosi in tutto il mondo. Il loro ego è inversamente proporzionale alla statura. In assenza di un leader, il Chihuahua non esita a prendere il comando e non ha paura di sfidare nemici molto più massicci. Hanno un udito molto sviluppato, che li rende degli ottimi cani da guardia. Numero 4. Carlino. I carlini sono tanto piccoli quanto teneri. Nonostante il carattere vigile e attento, sono tra le razze di cane meno aggressive al mondo. Secondo alcuni storici, i carlini venivano già allevati in Estremo Oriente più di 2500 anni fa ed erano la razza preferita dai monaci buddisti tibetani. Quando i re europei vennero a conoscenza di queste creature esotiche attraverso i numerosi viaggi commerciali con l'Oriente, decisero immediatamente di introdurli in Europa come cani da compagnia. Oggi però in molti paesi europei l'allevamento del carlino è vietato per legge, perché l'accoppiamento di due esemplari puri risulta spesso in problemi genetici legati alla respirazione, agli occhi e allo sviluppo della mandibola. La forma del muso del carlino lo fa sembrare costantemente imbronciato, ma è anche la caratteristica che lo rende più simpatico agli occhi degli umani. Numero 3. Spaniel giapponese. Se parliamo di facce buffe, non possiamo non citare lo Spaniel giapponese. Il nome italiano assegnato a questa razza è Chin, che deriva dalla parola orientale Zin. Come potete intuire dal nome, la terra di origine di questo cane è il paese del Sol Levante, ma nel corso degli anni questo cucciolo dal musetto simpatico è diventato popolare in tutto il mondo. Il pelo di uno Spaniel può essere bianco e nero o bianco e marrone, ma è comunque caratterizzato da una striscia bianca verticale al centro della fronte. Il Chin è un cane molto felino, nel senso che il suo carattere ricorda quello di un gatto. Ama arrampicarsi sui mobili alti, giocare a mantenere l'equilibrio sulle balaustre e persino nascondersi negli anfratti della casa per poi fare degli scherzetti al suo padrone. È un cane silenzioso, a differenza del Chihuahua, e molto affettuoso nei confronti della sua famiglia. Non ha bisogno di molto movimento per essere soddisfatto. Numero 2. Volpino di Pomerania. Il nome comune inglese per questo cucciolo è Pom, ma non ha niente a che fare coi berretti pelosi che si indossano d'inverno. Questo cagnolino minuscolo proviene infatti dalla Pomerania, una regione che si trova tra la Germania e la Polonia. Nonostante l'aspetto docile e il pelo soffice, il volpino è un cane che non esita a mordere chiunque lo infastidisca. Si piazza secondo nella nostra classifica perché molti esemplari misurano meno di 10 cm di altezza, anche se la maggior parte riesce a raggiungere i 20 cm. Il volpino più piccolo del mondo è alto solo 6,5 cm. Si chiama Pom e appartiene alla miliardaria Paris Hilton, che l'ha pagato 11.000 euro. Il suo nome originale era Mr. Amazing, ovvero Signor Fantastico, ma è stato successivamente cambiato in Prince Hilton. Numero 1. Russian Toy. Il Russian Terrier Toy ha più o meno le stesse dimensioni degli altri cani in miniatura di questa classifica, ma sembra ancora più piccolo a causa del pelo soffice e voluminoso. La parola toy, che in italiano significa giocattolo, indica tutte quelle razze adatte ad essere sfoggiate in una borsetta, la tasca di un cappotto e persino una singola mano. I Russian Toy adulti pesano circa 2 kg perché hanno le ossa molto sottili. Riuscite a immaginare quanto devono essere piccoli alla nascita? Questi cuccioli hanno un carattere vivace, allegro ed energico. Sono creature dolci e pacifiche, ma il loro lato puramente terrier non esita ad emergere quando si trova in difficoltà. È il compagno perfetto per una famiglia con bambini piccoli e poco spazio in casa, perché ama trascorrere le sue giornate a giocare oppure a lasciarsi coccolare sul divano. L'importante è fare attenzione a dove vi sedete o mettete i piedi,
perché un cane così piccolo risulta quasi invisibile all'occhio umano. Qual è la vostra razza di cagnolini minuscoli preferita? E per quale motivo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche.